Ad intervenire l'onorevole Billi, ne ha facoltà. Grazie Presidente Fontana. Presidente, oggi, come già lei ricordava, si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Ricordiamo le vittime di Marcinelle. Importante, Presidente, onorare sempre la memoria delle 262 vittime. 136 erano italiani che persero la vita in quel maledetto pozzo a 1 chilometro di profondità. Presidente, proprio per onorare veramente queste vittime bisogna far sì che queste tragedie non avvengano più. L'anno scorso a Marcinelle ho avuto l'onore di incontrare Urbano Ciacci, l'ultimo sopravvissuto della tragedia, che quel dannato 8 agosto del 1956 era in Italia per sposarsi e così sopravvisse. L'ultimo sopravvissuto, Ciacci, mi raccontava la vita che conducevano i minatori, storie tragiche di sacrifici quotidiani. Presidente Fontana, grande rispetto e grande stima per tutti gli emigrati italiani che partirono per trovare lavoro all'estero e che hanno vissuto condizioni simili in Svizzera, Germania, Regno Unito e in tanti altri paesi nel mondo. Cari colleghi, ne conosco tanti in qualità di eletto nella circoscrizione Estero Europa e tutti, Presidente Fontana, mi dicono sempre soltanto una cosa: l'ho fatto, sono emigrato per garantire un futuro migliore ai miei figli, ma ho sempre l'Italia nel cuore. Presidente, rispetto ed orgoglio per gli italiani che con il proprio sudore e purtroppo troppo spesso anche con il proprio sangue hanno dimostrato come sappiamo lavorare noi italiani. Uniamoci tutti in un commosso abbraccio, ricordando le vittime di questa immane tragedia. Grazie. Grazie. Ha chiesto di...